diciamo, interrete, di conseguenza non ci sarebbe una diminuzione effettiva del costo per il contribuente. Quindi si sta analizzando, si stanno studiando dei sistemi alternativi per prevedere un sistema di raccolta diverso, anche se la stessa società Lisei faceva presente che in realtà la raccolta differenziata non ha prodotto né risparmi di imposta per i contribuenti e neanche una qualità ambientale superiore. Quindi sono tutte riflessioni che sono sicuramente prese in considerazione sia dalla società Lisei che da questa amministrazione e vedremo poi cosa si riuscirà a fare. Per quanto riguarda il sistema di tassazione nuovo, noi non abbiamo la possibilità, come non ce l'ha nessun comune, di prevedere il futuro. Ad oggi non si sa ancora niente riguardo all'imposta comunale unica. Quando ci verranno dati gli strumenti, tra l'altro sembrerebbe che rispetto a questa imposta il comune dovrà avere una maggiore autonomia legislativa e quindi regolamentare, e quindi se così sarà sicuramente questo comune, come già in passato, questa amministrazione come già in passato, utilizzerà tutti gli strumenti a disposizione per poter creare un'imposta ad hoc per la nostra cittadinanza. Grazie, consigliere Sacerdoto. Buongiorno. Ho solo due domande che voglio fare. C'è un termine passativo del 31-12 per fare questo sì. Però io sono un uomo che di norma rispetta le leggi. Ma dico, visto questa confusione, non penso di offendere nessuno, non di questa assise, ma un po' più alta, cioè un po' più bassa, a Roma, io il 030 non lo prenderei. Perché ha detto lei che va allo Stato, un minimo di protesta civile che si vuole. Ma visto che non ci dicono che una volta la cambiano, una volta la ricambiano, io ho sentito per il comune che sta prorogando questo, che non va al 31-12 ma va a marzo, anche perché i bilanci sono stati approvati in ritardo, cioè però io non sono un estremista, sono un estrematore, se no alzi contro la voce, ma dico però che comunicazione che in qualche maniera dovrebbe dire allo Stato che si decida cosa fare, al di là delle sigle, che ogni giorno ne cambia una. Ma questo 030 siccome va allo Stato in questo momento io non mi sentirei tanto, farei un'azione per dire no, guardate, mi fermo un attimo, fate un po' chiarezza sulle vostre idee, ma 30 centesimi di cittadini devono dare al 24, per il momento assumete voi la responsabilità. Grazie consigliere Sacerdoto, consigliere Cassarani. Sì, non è tanto per criticare, ma sembrava di essere stato abbastanza chiaro. Il mio intento è di dire che le cose non vanno bene, pertanto come hanno fatto, come le iniziative fatte dai comuni del Trevigiano, anche questa amministrazione potrebbe fare qualcosa per dire guarda che la TARES così come è stata impostata non va bene, allora facciamo un'azione, facciamo qualcosa, informiamo l'opinione, quello che ha detto Sacerdoto, non è successo Sacerdoto, giusto? Ma questo è il senso. Poi io auspicavo che se ci sono dei problemi, perché la TARES parla anche di questioni fiscali, che potranno essere introdotte le riduzioni per coloro, per le famiglie che sono in difficoltà, visto che è prevista questa situazione, facciamolo, ma diciamolo però. Però se non lo dite, informiamo normalmente quelli che sono le famiglie, perché è possibile farlo la riduzione, perché è la legge che lo dice. Ma queste cose qui io vorrei sentire anche da voi, non solo a contestare è stato il governo, è stato quell'altro, quando c'eravate voi. A me queste cose qua non me ne può fregare proprio un bel niente. Io sono qui in consiglio comunale e porto avanti quelle che sono le questioni, le problematiche dei cittadini qui a Usile di Piave, che in questo momento si trovano, ci sono molte famiglie che si trovano in difficoltà e hanno problemi per pagare questa benedetta TARES. Grazie. Sì, allora io penso che ci sia un po' fatto un pasticcio di fondo sulla TARES. Un pasticcio che non deriva dall'ultimo governo, dove comunque poteva avere un'incidenza diversa rispetto alle scelte fatte, ma questa è una normativa che risale ancora all'anno scorso. Con il governo Monti che l'aveva istituita per l'onore di cronaca su questo aspetto qua e quindi con tutte le
se si vuole colpare politicamente chi ha di fatto introdotto la TARES, bisogna colpare chi all'epoca sosteneva la maggioranza del governo Monti. Questa è una panoramica di onestà che mi sembra opportuno fare e precisare, non oggi tirarsi indietro rispetto a quelle che erano le scelte. Detto questo, io credo che, riallacciandomi, io ovviamente non sono uno che cerca di andare contro le leggi, cerco di rispettarle, osservarle, e quindi qua c'è una legge dello Stato che ci viene detto di pagare lo 0,30, che questa è la cosa che trovo assurda della TARES, che lo Stato ci chiede lo 0,30, 30 centesimi al metro quadro, quando di fatto l'abitazione è una struttura che se crea rifiuto lo crea in parti decimali e non sicuramente proporzionali a questa cifra. Dico anche che però alcuni comuni, sentivo, mi sembra che San Donà abbia posticipato il pagamento non tanto della quota dello 0,30, perché mi sembra che quella, mi sembra se solo sia obbligatoriamente entro il 31-12 deve essere pagata. Però hanno posticipato ai primi mesi, cioè da marzo 2013, il saldo della quota, diciamo, chiamiamola per il costo effettivo del servizio, cioè quella che va a coprire il costo del servizio. Ecco, io credevo se questo era possibile farlo anche a Mosile, o se non era, oppure se erano anticipati a dei ragionamenti, perché magari non era stato valutato eventualmente di ovviamente far pagare il saldo, perché sono obbligati a farlo per norma di legge, ma magari il costo del servizio pagando come l'ISEA, cercando, diciamo, di posticipare l'ultima tranche, l'ultima parte, o almeno una parte, sulla prima parte dell'anno prossimo. Questo è un aspetto. Sull'altro aspetto sono concordo, nonostante faccia parte della parte politica che ha sostenuto sia il governo Monti che il governo Letta, io penso che sulla TARES questo sia stato un pasticcio di natura proporzionale immensa, nel senso che non si può, già il costo del servizio noi lo paghiamo interamente, cioè viene addebitato al cittadino l'intero costo del servizio di quello che attualmente si produce come rifiuto. È assurdo che si debba pagare ulteriormente una quota in funzione della propria abitazione, che mi metto nei panni di chi purtroppo o per fortuna ha un'abitazione grande, o magari vivono in pochi, e la proporzione non dà il senso dell'effettivo utilizzo del servizio. Quindi su questo siamo tutti concordi nel chiedere alle proprie forze politiche di rivedere questo sistema di tassazione, e su questo noi ci faremo la nostra parte, credo. E come tutti abbiamo delle responsabilità e cercheremo di, per quanto possibile, ovviamente noi siamo semplici consiglieri e ci attiveremo per quello che possiamo fare. Però ovviamente chiedo anche, appunto, se era possibile spostare, appunto, quella parte all'anno successivo, in maniera da così andare incontro un po' alle esigenze della cittadinanza. Grazie, aveva chiesto la parola l'assessore Persico. Sì, io vorrei solo dire due cose al consigliere Cassano. Credo che se va a leggere il regolamento vede che per chi non preferisce il verde c'è l'umido, c'è una riduzione. Quindi compostaggio, oppure può essere anche in caso di zone agricole, concimaia agricola e cose di questo genere. Quindi parte di quella domanda che lei ha fatto si è già risposto, perché mentre io stavo parlando lei mi stava suggerendo la risposta. Quindi la riduzione già ce l'abbiamo. Per quanto riguarda le modalità di raccolta, non è che noi siamo fermi. Oltre che ragionare con Alisera, stiamo guardando attentamente anche gli esperimenti che sta facendo Veritas, cioè di Milano, di altre realtà delle zone servite da Alisera. E direi che dei due metodi, quello a cassonetto con chiave e quello porta a porta, ognuno presenta i suoi pro e i suoi contro. I pro del cassonetto a chiave sono quelli che effettivamente raccogli meno, ma raccogli meno dentro il cassonetto, perché lo trovi poi accanto al cassonetto o sul comune limitrofo. E quindi queste sono esperienze che sono state fatte e state viste. Il porta a porta
credo che il nostro comune lo stia spingendo già abbastanza, se non per niente siamo quasi all'80%, non al 60% come diceva il consigliere, siamo più vicini all'80% che al 70%. Però gli aumenti dei costi, e non ultimo, se ci sarà la decadenza della proroga del conferimento del secco a Jesolo, ma dovremo portarlo per forza a Mestre, ci sarà un ulteriore aumento. Quindi questo dovuto a cosa? Dovuto a normative, dovuto a continui cambiamenti della legge di cui noi siamo costretti a subire. Onestamente scendere al di sotto di questa quota di umido per il comune di Fusile specificatamente è molto difficile, però i parametri di legge sono talmente stretti che costringeranno, se andrà in vigore quel primo dell'anno, anche il comune di Fusile a dover conferire poi il rifiuto a Mestre. E questo ci sarà, nonostante ci sia un maggior utilizzo del inceneritore, ci sarà però un aumento del costo. Chissà perché, però i meccanismi sono questi. Per quanto riguarda il 33%, io credo che sia iniquo e ingiusto, però quante imposte ultimamente sono state messe iniquo e ingiusto? Abbiamo l'IMU sui capannoni industriali, in cui una parte va allo Stato, eppure è l'imposta principale. Ormai è diventato di moda da parte del nostro legislatore fare delle norme per cui i comuni vanno a chiedere, vanno ad imporre, vanno a controllare e poi loro prendono un utile. Quindi, siccome in questa aula consigliare più volte si è detto che quando le leggi ci sono vanno rispettate, a malincuore, o come direbbe qualcuno torto un collo, noi dovremmo rispettare questa norma. È una norma ingiusta, però io dico un'altra cosa. Anziché l'amministrazione comunale, perché i singoli gruppi parlamentari, i singoli rappresentanti locali non fanno un articolo di stampa in cui invitano il popolo alla disobbedienza? L'amministrazione comunale, proprio per un suo ruolo, non lo può fare. Se c'è qualche partito politico, qualche rappresentante politico che intende farlo, ha la piena libertà di farlo e di assumersene le responsabilità. Non chiediamo sempre agli altri di fare quello che noi non vogliamo fare. Grazie, la parola all'assessore Susanna. Allora, qua la richiesta della consigliere Capiotto di posticipare il saldo della imposta sui rifiuti, adesso è possibile, senz'altro, l'abbiamo fatto anche in anni precedenti. Il punto è che l'anno prossimo non sappiamo chi può morire, cioè quindi rischiare di far soccombere i cittadini trovandosi con una nuova imposta di cui non sappiamo niente. E aggiungendo anche il saldo del 2013 sembrava eccessivo. Oltretutto comunque, riguardo anche allo 0,3 euro, come diceva adesso l'assessore Persico, non è facoltà di questo comune eliminarla o posticiparla. Il termine è perentorio, quindi rispondendo anche al consigliere Cecillotto, e va versato entro il 31 dicembre. Proporre di posticipare questa scadenza significherebbe ancora mettere i cittadini di fronte alla possibilità di avere delle sanzioni. E questa è sicuramente una cosa che questa amministrazione non ha intenzione di fare. Grazie. Mi pare non ci siano altre richieste, quindi se siamo d'accordo passerei alla votazione. Anzi, scusate, alla dichiarazione di voto. Se vuole partire il consigliere Carpenedo. Grazie. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti. Preso atto che dal 1 gennaio 2013 è entrata in vigore la TARES, in sostituzione della TARES, del DA1 e DA2 per quanto riguarda la tassazione.
commisurata alle quantità, medie o binarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi, quindi anche alla tipologia delle attività svolte, e preso atto che solo i comuni che hanno realizzato un sistema di misurazione precisa della quantità e della qualità dei rifiuti prodotti possono prevedere tariffe aventi una misura commisurata e corrispondiva, e che il nostro comune purtroppo non presenta, e tuttavia consolante prendere atto che il passaggio da TIA 1 a TARES non comporta sostanziali modifiche al regime di preghiera vigente nel nostro comune. Sebbene produci questa maggiorazione del 30% del 30 centesimi per metro quadrato introdotta dal nostro governo. Riteniamo che non vengono introdotte nuove variazioni, i nostri cittadini già fortemente vessati e disorientati dalle continue variazioni di norme, scadenze e aliquote di tassazione. Anche se resta importante e impegno responsabile la ricerca di un nuovo sistema di calcolo finalizzato alla formulazione del nuovo piano finanziario per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, che tenga conto delle situazioni economiche e delle esigenze dei nostri cittadini. Riteniamo inoltre che venga valutata con precisione se è possibile rinviare le posizioni della tassazione del 30 centesimo per metro quadrato, come è stato detto. Per cui il nostro parere è di estensione. Grazie, possiamo avere una copia della sua dichiarazione? Sarebbe utile. Prego, capogruppo Biancon. Dichiaro voto di astensione. Grazie. Consigliere Piotto. Sì, io, cioè il nostro gruppo si astiene, ma il motivo dell'astensione non è tanto legato al fatto che si poteva, secondo me, approfondire un attimo il discorso del posticipare la seconda rata, cioè il saldo della TARES sulla quota, diciamo, in capo ai comuni, e dare diciamo, respiro ai cittadini già presi da varie spese, quindi il voto di estensione è a questo scopo, cioè il fatto che si poteva secondo me approfondire il fatto di posticipare il saldo ai primi mesi dell'anno prossimo. Capogruppo D'Agonfo. Allora, considerato che non vengono apportate modifiche sostanziali ai costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti rispetto al 2012 e in attesa che venga definito con maggiore precisione il quadro normativo di riferimento per il futuro, esprimiamo un parere favorevole. Grazie, esaurito le dichiarazioni, passiamo alla votazione per alzata di mano. Chi è favorevole? Contrari, astenuti, 5 astensioni, nessun contrario, legge della Libera approvata. Votiamo l'immediata eseguibilità della delibera per alzata di mano. Chi è favorevole? Grazie. Contrari? Astenuti? 5 astensioni. Gli altri consiglieri favorevoli. Successivo punto all'ordine del giorno, punto numero 6, assestamento bilancio di previsione 2013 e modifica il programma delle opere pubbliche, presente illustra il provvedimento all'assessore Susanna. Entro il 30 novembre il Consiglio Comunale deve procedere alla redazione di assestamento di bilancio, ovvero deve procedere alla verifica di tutte le voci di entrata di spesa per verificare il mantenimento degli equilibri e eventualmente procedere alla variazione di assestamento generale. Dopo questa variazione non sarà più possibile fino al 31 dicembre effettuare ulteriori variazioni al bilancio di previsione. L'assestamento di bilancio che viene proposto al Consiglio prevede complessivamente una variazione complessiva algebrica tra maggiori entrate correnti e minori entrate correnti di 434.720,79 euro. Una variazione di minore entrate, di cui a titolo quarto, di euro 70.250. Una variazione algebrica tra maggiori e minori uscite di parte correnti di 659.078,84. Una variazione
una minor uscita per spese di rimborso prestiti di cui al titolo terzo delle spese di 10.019,26 euro. A parte questi numeri, bisogna fare subito una considerazione su questo assestamento. Allora, se vengono eliminate dalle uscite correnti tutte quelle partite derivanti al sistema di compensazione tra ente e Stato per effetto dell'abolizione dell'IMU sulla prima casa, i terreni agricoli e i proprietari rurali, si trova agevolmente una diminuzione della spesa corrente effettiva proposta in assestamento a questo Consiglio di 52.369,59 euro. Questo dimostra una politica della nostra amministrazione, pur nelle difficoltà del periodo storico e delle esigenze dei cittadini, anche e soprattutto in materia sociale, di una ricerca di contenimento dei costi, quantomeno, quindi pur garantendo i servizi primari alla cittadinanza, si cerca di ridurre quella spesa fissa dell'ente. E questi 52.300 euro circa rispetto al bilancio di previsione, secondo noi può essere considerato veramente un ottimo risultato. Analizzando nello specifico le variazioni di bilancio proposte, iniziamo dalla variazione IMU, vista nel suo complesso, cioè bisogna analizzare contemporaneamente i capitoli 172, 695 delle entrate e il capitolo 1200 delle uscite. Quindi abbiamo una riduzione dell'entrata IMU di 780.000 euro per effetto dell'abolizione dell'IMU sulla prima casa e delle altre esenzioni di cui al decreto 102/2013, compensata dalla maggiore entrata al capitolo 695 di 944.000 euro, che costituisce il riversamento statale all'ente della risultante di questa esenzione. Il gettito IMU complessivo risultante dalla sommatoria di queste due voci sembrerebbe pari a 2.296.000 euro, anche superiore rispetto a quello indicato in bilancio di previsione, stimato in bilancio di previsione. Ma bisogna tener conto, come dicevo inizialmente, dell'uscita al capitolo 1200 di 542.787 euro, che è quanto il Comune deve erogare allo Stato per contributo al Fondo di Solidarietà Comunale. Abbiamo poi una maggiore entrata derivante dalla sanzione amministrativa per il codice della strada di euro 10.000 rispetto alla previsione, che quest'anno, nel 2013, era stata tenuta più bassa rispetto agli anni precedenti. Gli uffici hanno rilevato che è plausibile, è certo, un incremento delle sanzioni per il codice della strada di 10.000 euro. Al capitolo 2318 abbiamo una minore entrata di 72.000 euro, determinata dal fatto che la società Ecochiave non ha ottenuto in via definitiva dalla provincia il rilascio dell'autorizzazione per l'aumento della produzione di materiale in via dell'artigianato, quindi in attesa della realizzazione definitiva che presumibilmente verrà nel 2014 siamo costretti a stracciare questa entrata. Al capitolo 3200, rete per servizi all'infanzia, bisogna prendere atto della diminuzione di questa entrata per 20.000 euro, che è dovuta al minor numero di iscrizioni di bambini al centro Bedi. Vi sono poi vari capitoli in riduzione della spesa di personale per un importo complessivo di 30.000 euro. Le spese per diti e atti diminuiscono di 10.000 euro perché parte degli oneri dei compensi, quindi dovuti agli avvocati per le spese legali, vengono rimborsati dalla polizza con il broker assicurativo. Di 10.000 euro però aumenta l'importo delle polizze assicurative, non per questo motivo, ma perché abbiamo un aumento dei costi della polizza RC patrimoniale e dall'introduzione imposta dalle assicurazioni di una franchigia a carico del comune, che rimane in ogni caso a carico dell'ente. Si tratta di una franchigia introdotta di recente perché purtroppo quasi tutte le cause intraprese dai cittadini nei confronti dell'ente per infortuni dovuti all'assetto stradale o comunque di solito sono vincenti, e anche se siamo coperti da una polizza assicurativa, i 750 euro sono sempre dovuti dall'ente. Al capitolo 1510 riproponiamo il fondo per i residui anche 2008 obbligatori per legge, di 1500 euro circa, e il fondo rischio IMU. È una posta che avevamo già proposto perché, data l'incertezza dell'IMU e l'entrata dell'IMU stessa, nonostante le stime degli uffici si siano rivelate fino a questo momento abbastanza puntuali,
riteniamo indispensabile mantenere i 100.000 euro a bilancio per far fronte appunto ad eventuali errori che si dovessero manifestare. Ovviamente questa posta sarà liberata nel momento in cui gli uffici potranno effettivamente accertare l'entrata IMU del 2013 e quindi si renderà disponibile se non necessaria per altre spese. Al capitolo 3.762 abbiamo un incremento della spesa per manifestazioni culturali di euro 10.000. Questo è un importo che abbiamo previsto per l'inaugurazione e l'allargamento del centro culturale. Comprende iniziative, concerti ed eventi che saranno organizzati durante tutto il mese di dicembre, di cui ha fatto cenno prima il vice sindaco Maschetto. Questo costo non deve essere visto come un un costo aggiuntivo rispetto alle manifestazioni natalizie o cose del genere, ma si tratta proprio di un costo che l'ente deve sostenere per far conoscere il centro culturale ai cittadini, per dare slancio al centro culturale e quindi per consentire anche le aperture straordinarie e per favorire tutte le fasce d'età all'ingresso al centro culturale. Infatti sono previste, poi nei prossimi giorni verrà distribuito il volantino, sono previste le figure, sono previste eventi che riguardano veramente tutte le fasce d'età, dai più piccoli ai più grandi. Per quanto riguarda il capitolo 3.765 relativo ai contributi ad enti teatrali per finalità culturali, l'incremento di 8.000 euro circa si riferisce quanto a 3.000 euro per il libro Caro Musile, che verrà appunto presentato al centro culturale Adorata Musile, e per la differenza per un contributo ricevuto dalla provincia che è stato accettato in entrata al capitolo 891 e quindi ovviamente impegnato in uscita al capitolo 3.765 di cui sto parlando. Il capitolo 6.890, iniziative di sostegno sociale, viene diminuito di 8.000 euro perché nel 2013 è stato realizzato un soggiorno tematico in meno rispetto all'anno precedente. Abbiamo poi un incremento di 30.000 euro per quanto riguarda l'energia elettrica. Questo, come ben spiegato nella relazione tecnica, è dovuto all'utilizzo di nuovi impianti di illuminazione nei sottopassi stradali e soprattutto per l'aumento dei consumi degli impianti di sollevamento delle acque e per l'aumento dell'imposta accise che quindi ha fatto lievitare di 30.000 euro questo costo. Come appunto detto nella relazione tecnica, si sta valutando l'eventualità di spegnere eventuali, cioè di ridurre l'illuminazione notturna. Qui però si tratta di ponderare questa necessità di ridurre i costi con l'esigenza comunque di mantenere la sicurezza nel territorio. Gli ultimi capitoli in uscita oggetto di assestamento, ovvero i capitoli 9.390, 9.403, 9.408, 9.620 e 9.656, sono relativi a spese in conto capitale e sono state diminuite per effetto della diminuzione di entrate in conto capitale, ovvero abbiamo una diminuzione degli oneri di urbanizzazione di 10.000 euro, abbiamo un'ulteriore riduzione di 20.250 per mancate alienazioni e per il mancato introito di 40.000 euro del contributo statale identificato come legge mancia. Quindi, venendo meno le entrate del conto capitale necessarie per finanziare le spese in conto capitale, ovviamente queste spese sono state ridotte in assestamento. Grazie Assessore. Presidente della prima commissione, se vuole leggere il verbale relativo al punto, grazie. Esaminate tutte le voci di entrata ed uscita, considerate le previsioni di alcuni capitoli di spesa, la prima commissione esprime parere favorevole da parte di Susanna, da Gonfo, Vazzolar e Signele, si astengono Biancon e Cassarà. Grazie Presidente Signele. Ci sono richieste di intervento, prego consigliere Cassarà. Sì, grazie. Ecco, io volevo sottolineare alcune questioni relative a questo bilancio, in maniera particolare, più capitoli naturalmente, al capitolo 7820 per quanto riguarda l'illuminazione pubblica. Sulla relazione dite che l'ufficio avvierà tutte le verifiche utili. Io chiedo se c'è già un programma in essere, perché altrimenti il prossimo anno i costi aumenteranno ancora di più. Primo punto, perché io so che a livello nazionale, ad esempio,
ha fatto un progetto che si chiama Lumia, che è per l'efficienza energetica in Spagna per i comuni. A tutt'oggi hanno aderito 450 comuni e forse anche di più. Questo 450 comuni era a fine 2012. Lumia è un progetto di ricerca con l'obiettivo di promuovere l'efficienza energetica nel settore dell'illuminazione pubblica ed in particolare favorire la riduzione dei consumi elettrici degli impianti di illuminazione di comuni. Poi, no, chi può aderire a questo progetto ANEA? C'è, non paga, la consulenza è gratuita. Per cui io auspico che magari se non c'è nessun programma o c'è qualcos'altro che l'amministrazione sta facendo, possa aderire anche a questo progetto. Punto 2. Per quanto riguarda il capitolo 32 del 3200, il centro Bevi, abbiamo detto che si registra una minore entrata di euro 20.000 dovuta alle minori iscrizioni. Abbiamo discusso anche in commissione, naturalmente c'è la crisi e questo fa sì che magari le famiglie, pure la madre che non lavora più a casa, tiene anche il proprio bimbo. Cioè, vi domando però quale provvedimento collettivo ha fatto l'amministrazione comunale, c'è intervenuto in questo senso per capire meglio la situazione che si è creata. A me risulta che c'è un bonus bebè che è un assegno di 300 euro al mese per 6 mesi. La novità è stata introdotta a fine 2012 dal governo. Poi, c'è sempre in materia di servizi sociali, c'è anche una delibera della giunta regionale. Ecco, che dà l'assegnazione di un contributo a conto gestione ai servizi per la prima infanzia, che è conosciuta dalla regione. Perché qui mi domando se sono state avviate delle procedure per questo. Capitolo 3095, oneri di urbanizzazione. Abbiamo detto che ci sono 10.000 euro più o meno, perché naturalmente si costruisce meno, ci sono meno attivazioni. Però io credo, ma forse non state facendo, però vorrei capirlo meglio, se viene incentivata la ristrutturazione. Poi, per quanto riguarda il capitolo 9408, interventi di manutenzione programmata e strade, anche lì abbiamo disagio all'occhio proprio, 37.000 euro in meno. Io credo che a questo punto sarebbe opportuno una variazione di bilancio dal capitolo 3600, che corrisponde al mutuo che avete fatto di recentemente per la Cassa Deposito Prestiti, di 100.000 euro stanziati per i parcheggi qui intorno al comune, e magari per stanziarli per mettere a posto alcune strade che sono veramente malvivute nelle frazioni nel comune. Poi un'altra cosa, io mi soffermo sul problema dell'IMU. Non più tardi di ieri sera, anche nel consiglio comunale di Meolo, hanno approvato di dare l'applicazione delle agevolazioni delle case di incomodato. Non solo a Meolo, ma anche ad Elatera. Pertanto io chiedo se anche questa amministrazione possa fare anche queste cose qui. Scusate, ha chiesto la parola l'assessore Persico. Sì, dopo un attimo così a memoria per capire, cioè nella sua prima parte del discorso, sulla prima parte del discorso lei chiedeva il problema dell'illuminazione pubblica. Faceva l'esempio dell'ENEA che dà consulenze gratuite. Io apprezzo il suo suggerimento e lo metto assieme ovviamente a tutti gli altri, perché al giorno d'oggi noi riceviamo una o due comunicazioni di ditte serie, bisogna dirlo, le quali si offrono di dare collaborazione, di fare offerte per quanto riguarda la gestione dell'illuminazione pubblica. A conti fatti, noi con il nostro personale e con i mezzi che abbiamo a disposizione riusciamo a manutentare un punto luce guadagnando 35 euro l'uno rispetto a quello che ci offrono le varie ditte che vengono ovviamente a fare il servizio complessivo.
abbiamo l'acquisto della corrente tramite CED, il quale reimpiega parte dell'utile, manutentando e ottimizzando parte della linea elettrica. E ogni anno, di anno in anno, in base al consumo, in base al ciclo pagante, ha una sua percentuale da reinvestire nel territorio. Quindi da questo punto di vista, con ragionamenti fatti con i tecnici dell'ufficio tecnico, scusate il gesticcio di parole, si è convenuto che questa situazione alla data odierna rispetto alle offerte che ci vengono formulate rimane ancora la più conveniente. Per quanto riguarda poi il fatto che lei nella relazione abbia visto che noi abbiamo detto che ci stiamo attrezzando in questo senso, è perché abbiamo dato l'incarico per fare il PC e in questo piano comunale dell'illuminazione pubblica ovviamente si cercherà di individuare quali sono le linee sia per il privato che per il pubblico di utilizzo della corrente, di utilizzo degli impianti e quindi vedremo all'interno di questo progetto generale, ripeto, che sarà fatto a breve perché l'incarico è già stato dato, noi riusciremo ad individuare ulteriori soluzioni. In quel caso verrà discusso ovviamente questo piano anche nel Consiglio Comunale e tutti assieme potremo prendere atto di eventuali soluzioni alternative. Per quanto riguarda, come diceva l'assessore prima, eventuale spegnimento, ovviamente il tutto va tenuto conto con la sicurezza. Però ci sono delle zone del territorio che, e non so quante sono, ce n'è una che è macroscopica qui in centro, in cui c'è una doppia illuminazione, per cui se a luna di notte o a mezzanotte si spegne una e rimane una sola illuminazione, l'area rimane comunque illuminata, comunque servita, però risparmieremo qualcosa, non so quanto sia quantificabile, però ogni risparmio che si riesce a fare è ben. Per quanto riguarda le pompe, è l'intenzione di